Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi ragazzi siamo in un video molto diverso dal solito perché siamo su Tearmaker, un sito su cui già Luke ha fatto un video, vi linko ovviamente il canale nelle schede, e che ho deciso di portare anch'io perché mi sembra in linea col canale, visto che si parla di criticare Pokémon e di mettere nelle posizioni peggiori i Pokémon che amate per farmi dissare. Quest'oggi ragazzi siamo qui con una tier dedicata agli starter. Che cos'è una tier? È semplicemente, come vedete da adesso perché avrò cambiato l'inquadratura, una schermata che mi permetterà di andare a inserire gli starter, in questo caso, in delle apposite categorie. E ragazzi, se questo format vi piace lasciate tanti like, perché se vedo un vostro apprezzamento molto alto io e Luke potremmo organizzarci e questo format potrebbe diventare esclusivo di me e Luke assieme. Detto ciò, visto che mi sono impappinato per 300 anni e siccome sono già 4 minuti che sto registrando questa intro di merda, direi di iniziare la nostra tier. Allora, qui li vedo tutti un po' scomposti, però noi partiamo da quelli che ci propongono perché altrimenti poi vengono fuori casini. Sobble, raga, Sobble lo sapete, è quello che mi piace di più, quindi io gli sparerei anche una bella A perché lo trovo veramente bello. Solo che ho già visto chi c'è dopo e sto già bestemmiando Chesnaff. Allora ragazzi, lui è un problema. Lui è un problema perché la D non gliela do, perché è un livello più basso e ci sono starter che metterei nella D molto più di Chesnaff, però oggettivamente è davvero brutto, quindi C. Ok ragazzi, poi abbiamo lui. Poi abbiamo Delphox. Io Delphox non sapete quanto l'ho rivalutato. So che tanti lo odiano, a me piace un casino, quindi anche Delphox mi va di diritto in A. Fra parentesi ragazzi, io la S la lascio solo per due Pokémon probabilmente con cui ho un legame affettivo che va oltre la bellezza estetica, sappiatelo. Ivysaur. Allora, Ivysaur, ma in generale tutte le evoluzioni medie della prima generazione non è che mi entusiasmino molto, sono molto spigolose, quindi la metterei su un B, non di più. Così come Charmeleon e Wartortle, anche se è ancora meno bello degli altri due, per quanto mi riguarda lo metterei comunque in B perché non siamo a livello di Chesnaff. Non lo so, non mi hanno mai ispirato molto le fasi intermedie della prima gen, le trovo strane, un po' troppo tozze, forse in generale è un problema delle medie evoluzioni che ho io probabilmente. Mentre vabbè, Bulbasaur lo mettiamo in A, Venusaur lo mettiamo in A anche lui perché comunque la prima gen ha sempre il suo fascino. Stesso discorso direi per Charmander e Charizard, e discorso analogo, sì, per forza, anche per Squirtle e Blastoise. Direi che gli starter di prima generazione li standardizziamo molto perché oggettivamente sono tutti molto belli, e sinceramente credo che anche quelli di seconda generazione si beccheranno lo stesso trattamento. Io sinceramente non sono un detrattore di Chikorita, anzi lo adoro, così come adoro Meganium, quindi Chikorita va di diritto nell'A, Bailiff stesso discorso, Meganium uguale, e sinceramente anche per gli altri sei non ho preferenze particolari, se non per Croconaw forse, che metterei in B, che è un attimino più tozzo e forse è un mio problema, sì. Però poi per il resto direi che tutti quelli di seconda generazione possono andare tranquillamente nella A, perché sono belli del resto, no? Che cosa vuoi fare? Cosa vuoi dire a Feraligatr? Vuoi dirgli che non è bello? Certo che è bello Feraligatr. Oh là, ragazzi, qua ci scappa la prima S, perché io a Sceptile sono legato veramente nel profondo. È stato il primo Pokémon con cui ho avuto un approccio, anche se la schedina non era mia. Quindi Trico e Grovyle, che sono bellissimi Pokémon, soprattutto Grovyle, che è ancora più bello forse di Trico, però Trico non me la sento di metterlo nella B. Li metto dunque entrambi nella A, mentre Sceptile, ragazzi, o Sceptile, che dir si voglia, si becca una S perché tra anime, tra prima lega battuta con la schedina del mio amico di cui vi ho già raccontato, io non posso dimenticarmi Sceptile. Ora, altra linea evolutiva molto particolare, altra linea evolutiva molto criticata, Torchic con Combusken e Blaziken. Luke con Combusken l'ha messo nella B, io sinceramente lo apprezzo molto, quindi anche qua direi che posso andare in maniera molto 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 tranquilla con 3A per questa linea evolutiva, perché mi piacciono tutti, anche Torchic che è molto bisfrattato, ho notato su internet, invece a me non dispiace, mi sembra molto semplice come design, quindi A per tutti e tre. E qui ragazzi invece ci scappa il morto, ci scappa probabilmente il dissing, perché a me Mudkip, Mashstomp e Swampert, ma soprattutto i primi due, non mi piacciono molto. In particolare ragazzi, questo uomo qua, Mashstomp, mi fa veramente cagare, quindi Mudkip si becca una B, che forse è il primo starter, la prima evoluzione iniziale che metto in B. Mashstomp si becca una C, perché la D non gliela voglio dare per ora che ho qualche starter che in D ci andrà sicuro. E Swampert, no beh, Swampert è bello, Swampert magari la A se la becca, però non l'ho mai scelto perché le prime due non mi convincono molto. Ok, fermi, Turtwig, Grotol, Torterra, qui ci sarà un dislivello assurdo. Turtwig secondo me funziona,
quindi a Turtwig do più che volentieri una bella A. Mentre Grotol, secondo me, invece, ha qualche problema in più. È lo stesso problema che hanno gli altri, cioè mi sembra un po' troppo tozzo. E forse, sì, decisamente, è un problema mio, l'abbiamo confermato. Però non gli darei una C, a me non dispiace troppo, quindi andrà di B. Mentre Torterra, che è un signor starter, ragazzi, si becca una A di prepotenza. Chimchar, Monferno e Infernape. Qua è un altro colosso che crolla. Allora, Chimchar mi piace un casino, quindi anche lui va di A. Come vedete, comunque di A ne abbiamo tante, quindi rimango molto positivo. Solo che Monferno e Infernape vi stupirà, ma non mi convincono molto. Sarà un po' l'animale, sarà un po' che sono troppo complicati, però si beccano entrambi una B. E anche in questo caso Infernape credo sia il primo starter che scende dalla A, quindi grande creepy, beccati tutti sti dissing. Hola, e qua ragazzi la seconda S, perché purtroppo io su Empoleon non posso resistere. Piplup, amore mio dall'anime, non posso che amarti. Primplup, un po' come tutti gli starter intermedi, si becca una B perché è un po' tozzo, è un po' così. Ma Empoleon, ragazzi, io non posso resistere. Lui anche sul gioco di carte lo adoro, quindi ragazzi con Empoleon c'ho dei ricordi incredibili, non posso che metterlo in S, perdonatemi. E niente, quinta gen. E qui ragazzi invece ci casca al morto, perché io gli starter di quinta gen li soffro veramente veramente poco. Snivy, Snivy non è neanche brutto tutto sommato, non mi dispiace, quindi Snivy potrei anche concedergli una A. Servine, stesso discorso. Serperior, Serperior ragazzi io non riuscirò mai a concepirlo perché ha perso le gambe, non lo so, mi fa strano uno starter di questo tipo, però non è neanche lui il peggio, quindi mi sentirei di dargli una B senza andare sulla C, che è veramente esagerata. Sulla C ci andiamo tra poco, perché abbiamo Tepig, Pignite ed Embor. Allora Tepig è anche carino, quindi la B gliela teniamo. Ma secondo me questo Pokémon qua lo prende in culo in partenza, perché non puoi fare un Pokémon bello ispirandoti a un maiale. E quindi Pignite si mantiene ancora sulla B tutto sommato. Ma Embor, ragazzi, è un disastro clamoroso. È un design veramente brutto, secondo me, per uno starter. Ma proprio brutto, brutto, brutto. Quindi C, e sto quasi per andare sulla D, io ve lo dico. Ok, Oshawott, Diwott e Samurott, che però non ci ha caricato lo sprite. Però noi consideriamo questo Pokémon come Samurott. Ora, Oshawott. Oshawott, dove ti mettiamo Oshawott? A o B? A me non piace più di tanto, quindi io andrei sinceramente di B. Mentre Diwott guadagna molto, va su A, decisamente. Diwott mi piace molto. Samurott, che qui non vediamo, andrebbe su A se non avesse perso tutto quello che aveva preso Diwott. Samurott purtroppo è un Pokémon che non ha niente a che vedere con la sua evoluzione, e per quanto bello, voi non lo vedete ma è qua, come potete vedere c'è uno sprite invisibile. Purtroppo, dicevo, Samurott mi finisce necessariamente in B, ma non perché non mi piaccia, ma perché non ha senso. Va bene, ok, sesta generazione. Sesta generazione, ragazzi, ne abbiamo già messi due, tra l'altro, che ce li ha caricati prima senza un motivo apparente. Abbiamo Chespin, che è anche bello, quindi andrei tranquillamente su una B per lui. E poi, ragazzi, lo schifo, io veramente Quilladin, a me dispiace, perché in questo artwork sei anche bello, però tu sei il designato per la D, perché sei proprio brutto, sei brutto, sei tozzo, sei... Ah, che brutto ragazzi, non mi piace per niente. Mentre Fennekin, come Delphox, l'ho rivalutato molto e va in A. Bryxen perde, Bryxen perde, e quindi lo piazzo direttamente in B. Non lo so perché, forse è più lo sprite di sesta generazione che non me lo fa apprezzare, però davvero Bryxen rispetto a Fennekin e Delphox mi fa dire ok, sei strano. Mentre qui ragazzi io direi che su Froakie, Frogadier e Greninja non posso che sparare una tripla A su ogni cosa, perché oggettivamente sono degli ottimi starter. Purtroppo non ho seguito l'anime di Pokémon di X e Y, quindi probabilmente se l'avessi seguito Greninja sarebbe andato in S, perché mi dicono che è un Pokémon fantastico nell'anime. Però non avendolo seguito non posso che fare un discrimine tra Sceptile, Empoleon e Greninja. Oh, la settima generazione. Ragazzi, allora Rowlet. Rowlet a me non piace molto, posso dirtelo schiettamente, cioè mi fai strano, però non così tanto da metterti in C. Ti metto in B. Quello che non metto in C ma metto in D, ragazzi, è lui. Come ti chiami? Dartrix. È orribile. Allora, non riesco a trovargli un senso. Me lo scrivete voi nei commenti. Io non riesco a trovargli un senso. Cioè, mi sembra che perché dovrebbe evolversi in Decidueye questa cosa qua. Sembra un cameriere, tipo. Non lo so, è veramente brutto. Ma è proprio brutto, 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 brutto. Quindi la D te la becchi tutta fra... Tutta te la becchi. Mentre Decidueye, ok, Decidueye lo metterei su A. Sono tentato di metterlo in B per il tipo spettro, su cui farò un video prima o poi, che non mi piace come stanno andando i tipi spettro ultimamente. Però vabbè, gli diamo un A. Non è così scarso, così brutto da metterlo in B, quindi A va più che bene. E qui, e qui, e qui, e qui ritorniamo con una vecchia faida che gli storici del canale si ricorderanno. Litten, tesoro mio, a me non piace. Sei un Pokémon strano, sei un gatto, sei un gatto. Più di
B non posso darti, sei proprio un gatto. Mentre la tua evoluzione è un attimino meglio di te, però non a livello di altre evoluzioni che vedo là in alto sulla A. Quindi anche Torraket va in B. Non lo so ragazzi, sono dei gatti, cosa devo dire di più? Mentre purtroppo oserei dire, Incineroar non è solo un gatto, ma è anche un wrestler. E voi sapete, se mi seguite da tanto, quanto odio provo verso questo Pokémon. Quindi cosa faccio? Non gliela metto la D perché sarebbe veramente una cattiveria gratuita. Però secondo me, rispetto a Torraket, oggettivamente perde una posizione. Perché non lo so, non lo so ragazzi, io non lo posso, no, C, non lo soffro, mi dispiace. E va bene, qui è un altro problema ragazzi, perché Poplio, Brion e Primarina li ho rivalutati in negativo questi. Allora Poplio non è neanche tanto male, quindi per me va sulla B, è anche apprezzabile. Brion rimane sempre lì sulla B e Primarina non lo so, non lo so se mettergli C a Primarina. È strano, è strano, mi fa davvero strano e non mi piace molto come design. È C raga, C. L'ho rivalutato tanto in negativo, prima mi piaceva di più, adesso lo guardo e dico boh, come faceva a piacermi sta cosa. E ultimi, ma non per importanza, o forse sì, abbiamo gli starter di ottava generazione che non abbiamo messo, quindi che non sono Sobble in sostanza. Grookey, non sei così male, per carità, però non sei neanche eccezionale per quanto mi riguarda, anche se guardandoti non mi dispiace. Ti metto B, ti metto insieme a Mudkip, ti metto intermedio. Ci stai, ma non troppo, mentre Scorbunny, ragazzi, io lo metto in D. Sapete che io questo Pokémon non lo reggo, mi sembra davvero brutto. È proprio brutto per me Scorbunny, scusatemi, dissatemi, ma non mi piace. Ok raga, questa è la nostra lista, vediamo se sono soddisfatto. Ma sì, direi che sono soddisfatto. Alla fine, come vedete, di bocciati, quindi tra la C e la D ce ne sono davvero pochi, siamo solo a 7. Quelli sulla B, raga, sono quelli che mi piacciono un po' di meno di quelli della A, e quelli sulla S sono quelli con cui ho un legame affettivo. Quindi alla fine pensavo peggio, pensavo di dare dei voti peggiori, invece non mi sono trovato così male. Quindi niente, questa tier è finita, io spero che vi sia piaciuto questo video. Fatemi sapere se il format vi piace con un bel mi piace. Beh, bella ripetizione, eh? Commentate qui sotto e magari fate come, ecco, facciamo una bella cosa, come ha fatto Luke. Mandatemi su Instagram gli screen o comunque in generale le vostre tier che creerete con il sito che vi metto qui sotto in descrizione. Così almeno mi spammate un po' nelle vostre storie, la gente mi conosce e il canale cresce. No, comunque, a parte questa cazzata qui, mi raccomando, mandatemi se volete le vostre classifiche, fra virgolette, in direct su Instagram. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, vi invito a passare dai social, quindi da Instagram, da Twitter, da Telegram, su Discord, sul server Discord, per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale, e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video. Thank you.